Repubblica, venerdì 8 gennaio 2010. Caro Auges, alla vigilia di Natale, a 79 anni, è morto Giulio Bosetti. Disse mia moglie, con il viso già triste, credevo fosse più vecchio. Domandarono i figli più che ventenni, chi era? Dissi io, hanno dato solo la notizia, nessun servizio con immagini, neppure nei giorni successivi. Ecco, così se n'è andato l'interprete di alcuni romanzi sceneggiati trasmessi dalla RAI e di tante opere rappresentate nei teatri. Se n'è andato in uno scampolo di notizia, rimediato in qualche modo nei giorni privi dei giornali, oltretutto. Un attore dei tanti che sono stati presenti nelle famiglie italiane al venerdì sera, che hanno continuato nei teatri quella presenza bandita dai teleschermi della prima serata RAI per una sciagurata scelta aziendale, condivisa da tutti gli schieramenti politici. Una notorietà che, grazie alla TV, aveva rinnovato nei nostri giorni la partecipazione numerosa del popolo romano e greco antichi al teatro. Attori come Giulio Bosetti sono tornati ad essere personaggi da amatore, come nei secoli in cui il teatro era rimasto confinato nei giochi dei palazzi della nobiltà. Pochi secondi per l'annuncio della morte, alcuni minuti per la sostituzione di Silvio C'è con Noi ci siamo. Invece non ci siamo.